Amici Notebook Italia, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Pocophone Poco M4 Pro. Uno smartphone economico, ma con delle buone caratteristiche che lo rendono comunque sicuramente un device equilibrato e concreto nella sua fascia di prezzo attorno ai 200 euro, quindi fascia davvero molto molto bassa del mercato. Una delle pecche è sicuramente la non presenza del 5G su questo smartphone, c'è solo il 4G, ma comunque delle buone caratteristiche, delle buone prestazioni e lo scopriamo insieme. Sempre carine le confezioni di vendita degli smartphone di Poco. Infatti questa confezione gialla con dettagli neri, con le scritte Poco M4 Pro sui lati e qualche caratteristica scritta sul lato superiore, è molto carina. Devo dire che anche la dotazione è molto buona, abbiamo all'interno lo smartphone, la manualistica, la cover in silicone e lo spillino per le SIM, abbiamo anche il cavo USB, USB Type-C e poi ovviamente il caricatore a muro da 33 watt. Buona la dotazione della scatola, buona l'esperienza di unboxing. Devo dire che comunque è una bella confezione di vendita sia per l'estetica sia per la dotazione. C'è da dire che sicuramente questo qui non è uno smartphone Poco originale. Infatti il retro è davvero in pieno stile Poco. È davvero tanto riconoscibile, questa per me è davvero una nota di pregio in un mondo di smartphone ormai tutti quanti convenzionati. Avere uno smartphone diverso per quanto riguarda l'aspetto estetico è davvero davvero un bene. Ovviamente mutua totalmente l'estetica dal Poco M4 Pro 5G che è disponibile con praticamente le stesse caratteristiche. Davvero interessante per quanto riguarda l'aspetto estetico, abbiamo una plastica lavorata abbastanza bene, non è comunque uno smartphone dall'apparenza così premium, però comunque ha una buona costruzione, nulla di che, però comunque sicuramente più che sufficiente. Abbiamo sul davanti il display da 6,43 pollici Full HD Plus con la capsula auricolare e anche la fotocamera interna per i selfie, anche ovviamente per il riconoscimento del volto, che appunto con il foro nel display non c'è quindi il notch. Abbiamo invece sul lato destro il bilanciere del volume, il tasto di accensione, blocco, sblocco e spegnimento con anche appunto il sensore di impronte incastonato appunto sul tasto laterale. Abbiamo sopra lo speaker di sistema con anche il jack per le cuffie, il sensore di infrarossi e il secondo microfono. Sotto abbiamo il primo speaker Type-C e primo microfono. Sul lato sinistro abbiamo invece il carrellino per SIM e micro SD, dietro abbiamo invece il modulo fotocamera con le appunto tre lenti più appunto il flash LED e questo frame in metallo che appunto racchiude tutte quante le fotocamere. Dal punto di vista estetico un buon smartphone, sicuramente molto carino e apprezzabile, la lavorazione migliorabile, però tutto sommato è assolutamente più che sufficiente. Questo smartphone monta un display da 6,43 pollici Super AMOLED in risoluzione Full HD Plus con refresh rate a 90 Hz. Devo dire che in questa fascia di prezzo tutte queste caratteristiche sono assolutamente una nota di pregio. Buona la visibilità all'aperto, infatti ovviamente parlando di un AMOLED i colori vengono spinti al massimo quando c'è una condizione di luminosità non proprio ottimale dal punto di vista dei riflessi sul display, quindi comunque si vede abbastanza bene comunque all'aperto, molto bene all'aperto. Per quanto riguarda invece i colori sono buoni, tipici degli AMOLED, devono piacere, sono un po' più vividi rispetto al normale. A me piacciono, però comunque sicuramente non sono fedelissimi alla realtà, sono delle tonalità vivide, sature, come appunto tutte quelle lì degli smartphone con display AMOLED e Super AMOLED. Ma per quanto mi riguarda, secondo me, un buonissimo display con una buona anche qualità visiva per quanto riguarda video, per quanto riguarda anche l'utilizzo in generale dello smartphone, la qualità visiva e la fedeltà cromatica sono comunque praticamente in tutti i contesti assicurate, sia per quanto riguarda YouTube, per quanto riguarda Instagram, per quanto riguarda l'utilizzo in generale, per esempio anche serie TV su Prime, Netflix, Disney Plus, eccetera. Devo dire che è un buon display, anche soprattutto per quanto riguarda i 90 Hz, che in questa fascia di prezzo non sono appunto cosa nota ed è una nota di pregio da segnalare.
Inoltre su questo smartphone c'è il MediaTek Helio G96, un processore octa-core a 2,05 GHz, coadiuvato da 6 o 8 GB di RAM nel nostro modello 6 GB e 128 GB di storage interno espandibile tramite micro SD. Abbiamo comunque un device che gira comunque piuttosto bene, non ha comunque mostrato nessun cenno appunto di cedimento, nessun segnale di cedimento anche con applicativi più pesanti e comunque non proprio ben utilizzabili al 100% su tutti quanti gli smartphone. Devo dire che in generale l'esperienza d'uso è molto buona. Anche sui social devo dire che comunque, considerando anche ovviamente la fascia di prezzo, perché non è lo smartphone più veloce sul mercato, ma sto parlando comunque in considerazione della fascia di prezzo, è uno smartphone che gira bene, gira molto bene. Sui social ci sono pochi lag qui e lì e non sono per niente frequenti. Abbiamo comunque anche una buona utilizzabilità per quanto riguarda i giochi, che sono sicuramente ben giocabili, buono il numero di FPS, non ci sono quasi mai cali di frame rate anche sul mio gioco di riferimento che è Asphalt Nitro. Abbiamo comunque quindi uno smartphone che in generale si utilizza molto bene, soprattutto se consideriamo che Street Price si trova attorno ai 200€. È quasi un miracolo che funzioni così. Questa piattaforma hardware supporta la MIUI in versione 13 che copre Android 11 con le patch di sicurezza aggiornate a marzo 2022. Davvero una nota di pregio per questo smartphone avere le patch di sicurezza così aggiornate e complimenti a Poco per avere appunto questa dovizia di particolari anche su smartphone così appunto economici. Per quanto riguarda invece il sistema in generale, gira bene, la personalizzazione è la classica della MIUI, non proprio discreta, però a me non dispiace. Presente su questo smartphone sia 4G LTE che Wi-Fi a BGNAC, quindi doppia banda 2.4 e 5 GHz, entrambe le connettività funzionano molto bene, nonostante il 4G non sia l'ultima velocità per quanto riguarda la rete mobile, funziona bene sempre in relazione al fatto che stiamo parlando di rete 5G e di uno smartphone, ripeto, così economico. E comunque anche il Wi-Fi copre tutta quanta la mia banda, che è una 30 mega, senza alcun tipo di problema. Uno smartphone che comunque per quanto riguarda la connessione è molto stabile, ed è stabile anche la connessione Bluetooth 5.0 a bassa latenza, che comunque si permette di far collegare lo smartphone a praticamente tutte quante le periferiche senza problemi, con una buona ampiezza, con un buon raggio di connessione e senza problemi di sorta. Lo smartphone monta tre sensori da 64, 8 e 2 megapixel. Il sensore principale da 64 megapixel è un 1x, 8 megapixel è la grande angolare, 2 megapixel è l'obiettivo macro, che sono f1.8, f2.2 per il grande angolare ed f2.4 per la lente da 2 megapixel. Abbiamo anche la lente per i selfie da 16 megapixel f2.4. Tutti questi dati tecnici si traducono in fotografie sufficienti per quanto riguarda appunto i contesti di buona luminosità ambientale. Sicuramente non va oltre la buona sufficienza, perché comunque stiamo parlando di uno smartphone assolutamente economico. Per quanto riguarda le condizioni di bassa luminosità, la qualità cala tanto. C'è la possibilità della modalità notte, ma nonostante questo non gira benissimo per quanto riguarda il comparto fotografico questo smartphone. I selfie sono buoni, la 16 megapixel si sente, sono buoni in praticamente quasi tutti i contesti se parliamo di ambito social. Non aspettatevi comunque fotografie che vi facciano saltare appunto dalla sedia. In generale, per quanto riguarda invece l'aspetto video, sono comunque critico per quanto riguarda la risoluzione, soltanto 1080p a 30 frame al secondo. Non pretendo il 4K su uno smartphone da 200€, ma quantomeno i 60 fps sul 1080p secondo me nel 2022 sono d'obbligo. In generale comunque una fotocamera più che sufficiente, sempre ovviamente se consideriamo il prezzo. Se il prezzo di vendita fosse stato maggiore, sarebbe stata, per quanto mi riguarda, una fotocamera di basso livello. Se consideriamo che uno smartphone da 200€ è più che sufficiente. La batteria è una 5000 mAh che non ha assolutamente problemi nell'autonomia, è davvero una signora batteria. Infatti stiamo parlando di uno smartphone che può fare addirittura quasi un giorno e mezzo di utilizzo stressante, arriva anche forse al secondo giorno se andiamo a normalizzare un pochettino il nostro utilizzo. La ricarica è molto buona, con l'alimentatore in dotazione da 33 W, fa da 0 a 100 in circa tre quarti d'ora più o meno.
devo dire che comunque l'autonomia è davvero davvero promossa, sia per durata della batteria sia per tempi di ricarica. In generale questo Poco M4 Pro è uno smartphone molto buono per quanto riguarda la sua fascia di prezzo. Buon display, buonissimo display, ottima autonomia, buone prestazioni, un po' meno quelle là della fotocamera che sono comunque al massimo sufficienti o comunque poco più che sufficienti, ma in generale è uno smartphone davvero equilibrato e in questa fascia di prezzo devo dire che è assolutamente uno dei best buy per quanto mi riguarda. Uno smartphone che comunque di listino costa attorno ai 230 euro, street price attorno ai 200 si può trovare. È assolutamente da prendere in considerazione se si vuole spendere questo appunto prezzo o per il proprio smartphone principale, se siete persone che non hanno tantissime esigenze per il proprio smartphone, o anche se siete persone che vogliono un secondo smartphone affidabile e che giri bene. Comunque amici, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere alcun nostro video qui su Notebook Italia. Trovate anche in descrizione il link all'articolo testuale più completo e approfondito sul sito. Io come sempre sono Francesco per Notebook Italia e ci vediamo alla prossima. Ciao!